A meno di un mese dalla prima siamo andati dietro le quinte della Scala di Milano per le prove di Attila, l'opera di Giuseppe Verdi che aprirà la stagione lirica. Cristina Sanna Passino. Canticchia mima descrive le emozioni da mettere in scena il regista torinese Davide Livermore. Nella sala prove dell'Ansaldo, a meno di un mese dal debutto di Attila il 7 dicembre alla Scala di Milano. Siamo su Attila. Alla sua terza opera con il maestro Chailly, costruisce sulla musica per stratificazioni. Sospende la scena, maniacale in ogni dettaglio. Multiforme per formazione, ex ballerino, tenore, attore, scrittore e manager al Teatro di Valencia e al Baretti di Torino. E Attila come lo racconta Giuseppe Verdi? Un uomo che sente il peso del sangue, prende lo straniero e in questo caso lo stereotipo orrendo storico per eccellenza per dare delle lezioni morali a noi, per spiegarci che ancora non siamo capaci ad essere comunità, fratelli, cittadini. Se io entro e ho paura, vedo il nemico, per me è una maledizione vedere il nemico, per primo sono io a irrigidirmi. Pistole, mitra, sigarette, le rovine di una villa romana in una società novecentesca distopica. Livermore, come Verdi, usa la storia per parlare dell'oggi. È un raccontare la propria contemporaneità in una maniera talmente potente che risulta sempre attuale, perché l'opera non è un museo, l'opera è un atto di arte, di tutte le arti simultaneamente che oggi dicono ai cittadini che l'arte deve poter essere un grandissimo caleidoscopio in cui la società si specchia e cresce. Grazie.